La beatificazione della venerabile Suor Celeste Crostarosa il prossimo 18 giugno presso il santuario dell'Incoronata di Foggia, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, rappresenta un evento di grazia anche per la nostra Chiesa di Amalfi Cava dei Tirreni, in quanto fu proprio sul nostro territorio diocesano a Scala, dove visse dal 1724 al 1733, che ella ebbe la rivelazione per la fondazione dell'Ordine del Santissimo Redentore. La Santa Priora, come la chiamava il popolo a Foggia, è certamente una delle più grandi mistiche del Settecento italiano, le cui intuizioni spirituali, raccolte nelle numerose opere letterarie, ancora oggi rappresentano un'autentica testimonianza di genuina spiritualità cristiana. Vissuta nell'ombra, è una perla nascosta che finalmente viene riconosciuta dalla Chiesa e ascende agli onori degli altari. La conoscenza della spiccata personalità della Novella Beata, che è vissuta sul nostro territorio 3 secoli fa, ci può essere di grande aiuto nel vivere una fede autentica. Abbiamo tanto da imparare da lei, dalla sua testimonianza, dai suoi numerosi scritti, dalle sue profonde intuizioni spirituali incentrate sulla contemplazione del mistero di Cristo Redentore. Elemento rilevante della regola, infatti, è che la comunità delle suore venisse intesa come viva memoria dell'amore del Redentore. Mi auguro che la conoscenza della vita e della spiritualità della nuova Beata, che con la sua santità ha onorato anche il nostro territorio, ci porti ad una maggiore familiarità con lei e ci sospinga ad imitarla. I santi e i beati non vanno tanto ammirati, ma vanno imitati. All'incantevole paesaggio e alle numerose opere d'arte che decorano la costa d'Amalfi si aggiunge ora la perla preziosa della santità, della beatificazione di Suor Maria Celeste. Non sono solo i poeti, gli scrittori, gli artisti, gli scienziati, i condottieri che rendono grandi un territorio, ma sono soprattutto i santi. Grazie, Suor Maria Celeste, per la tua bella testimonianza. Prega per noi il Redentore e sospingici ad ardue imprese. Benvenuti a tutti nel proto monastero di Scala del Santissimo Redentore. Questo monastero è stato molto importante perché da qui ha avuto inizio tutta la storia delle redentoriste. E qui è stata Madre Celeste Crostarosa per ben 9 anni, dal 1724 al 1733. E quindi vi porteremo e vi faremo entrare proprio nel luogo dove lei ha vissuto e i corridoi che lei ha percorso insieme alle consorelle del tempo. Maria Celeste Crostarosa nasce a Napoli il 31 ottobre 1696, decima di 12 figli. Suo padre Giuseppe Crostarosa era un avvocato. Sua madre Paola Battista discendeva dalla nobile famiglia dei Caldari. Quando nasce le viene dato il nome di Giulia Marcella Santa. Però per non creare confusione io la chiamerò sempre Maria Celeste, che è il nome che assumerà poi a Scala da religiosa. Maria Celeste quindi cresce in una famiglia numerosa, serena,
E si può dire che in questo ambiente culturale, familiare, sereno, maturerà quella che l'orizzonte della sua spiritualità, che è una spiritualità gioiosa, solare, aperta e di comunione. Fin dall'infanzia, quando aveva 5-6 anni, il Signore inizia a manifestarsi a lei, avverte dentro di sé infatti come delle parole, una voce interiore che la chiama e le dice amami solo, io ti ho scelto come mia sposa, io voglio essere la tua guida. A 11 anni riceve per la prima volta l'Eucaristia e la sua vita sarà sempre segnata dall'esperienza del Signore ricevuto, amato, adorato nell'Eucaristia. Nel 1718, a 21 anni, si reca con la mamma e con la sorella maggiore, Orsola, a far visita ad una monaca carmelitana del Carmelo di Marigliano. Inizialmente questa è appunto solo una visita, ma arrivati sul luogo questa visita si trasforma in una richiesta di ammissione e lei e la sorella Orsola chiedono alla madre di poter rimanere nel Carmelo. E la madre, dopo un po' di titubanza, acconsente. Successivamente possono restare perché anche il padre si dimostra favorevole. Questa esperienza nel Carmelo è la prima esperienza religiosa di Maria Celeste e che comunque avrà un ruolo importante nella sua spiritualità. E questo Carmelo però nel 1723 viene soppresso. Lì nel Carmelo di Marigliano la nostra Suor Maria Celeste aveva conosciuto padre Tommaso Falcoia, che sarà poi in seguito la sua guida spirituale. E proprio padre Tommaso Falcoia consiglia a lei, alla sorella Orsola e anche alla sorella minore Giovanna, che si era giunta a loro nel monastero, di recarsi a Scala, dove con il suo superiore, padre Maurizio Filangeri, stava riformando un conservatorio visitandino. Siamo nella chiesa del monastero Santissimo Redentore di Scala. Questa cappella è stata da sempre dedicata all'Immacolata Concezione ed è un luogo privilegiato e benedetto da Dio. Infatti proprio qui, alla fine dell'anno 1732, è avvenuto un importante miracolo eucaristico, riconosciuto e approvato dalla Chiesa. Infatti nell'arco di tempo, tra l'11 settembre e il 19 dicembre del 32, nell'ostia esposta solennemente al culto dei fedeli, delle monache e dei presenti, in diversi giorni sono stati visti i diversi segni della passione, quindi sia una croce che grondava sangue, i chiodi, la scala, la lancia con cui è stato trafitto il costato di Gesù. Ognuno vedeva uno di questi segni ed erano visibili a tutti, sia le monache che pregavano al coro, Sant'Alfonso, il Vescovo, tutti i fedeli. Questo segno è avvenuto in quest'anno particolare quasi ad autenticare l'opera che il Signore stava rivelando qui, cioè quella dell'istituto, duplice istituto dell'Ordine e della Congregazione del Santissimo Redentore. Successivamente Sant'Alfonso sceglierà e prenderà questi segni della passione e con essi costituirà lo stemma del nostro duplice istituto. È importante notare che in quest'arco di tempo, in particolare il 29 novembre, è documentato che avvenne a Scala un terremoto e quindi queste manifestazioni nell'ostia sono avvenute proprio a cavallo di questo tempo, come segno quasi proprio della presenza di Dio che invitava il popolo e le suore a pregare e li preparava ad accogliere questo dono del carisma redentorista. Suor Maria Celeste Crostarosa arrivò qui a Scala il 27 gennaio 1724 su consiglio del suo direttore spirituale, padre Tommaso Falcoia.
con lei vennero anche due sue sorelle, Orsola e Giovanna. Qui a Scala c'era un conservatorio visitandino, cioè le suore seguivano la regola di San Francesco di Sales. E le tre sorelle Crostarosa ricominciarono da capo il noviziato, con grande gioia, con grande fervore di spirito. Mentre era novizia, un giorno, il 25 aprile 1725, dopo aver ricevuto l'Eucarestia, si trovava nel coro, Sua Madre Celeste, rapita in estasi, vide Nostro Signore Gesù Cristo che univa a lei le sue mani, i suoi piedi e il costato e le fece intendere che voleva nella Chiesa un nuovo istituto e le suore di questo istituto avrebbero dovuto rivivere la sua vita e avere come unica regola il Vangelo. E il Signore si manifestò a lei con un abito di questo colore, come lo indosso io. Il colore rosso fosco sta proprio ad indicare l'immenso amore di Dio per l'umanità. E inizialmente le suore portavano anche un mantello di colore azzurro che stesso Gesù le mostrò e nel caso del Signore indicava che lui aveva unito l'umanità e la divinità nella sua persona. Nel caso delle suore che avrebbero dovuto vivere una vita sulla terra ma essere già rivestite del cielo. Padre Tommaso Falcoia rimaneggiò le regole che il Signore stesso nei 40 giorni successivi a questa rivelazione aveva dettato a Suor Maria Celeste e pretendeva che le suore osservassero queste regole da lui modificate. Inoltre Suor Maria Celeste fu obbligata anche a lasciarsi dirigere spiritualmente da lui. Nel 1730 che arrivò a Scala Alfonso Maria de Liguori, il nostro Sant'Alfonso, gli fu chiesto da parte del Vescovo di venire a vedere perché Sua Madre Celeste era ritenuta una monaca pazza, illusa e visionaria e siccome Sant'Alfonso era già stimato essere un santo sacerdote, gli fu chiesto di venire a vedere di che cosa si trattasse. Sant'Alfonso venne e nel confessionile che c'è nella nostra chiesa confessò Suor Maria Celeste e anche le altre suore e si rese conto che l'opera era veramente di Dio e che Suor Maria Celeste non era una pazza e una visionaria e quindi con il suo aiuto e la sua approvazione l'opera poté andare avanti. E il 13 maggio 1731 le suore professarono per la prima volta la regola redentorista. E il 6 agosto successivo vestirono per la prima volta l'abito rosso fosco. Il 3 ottobre dell'anno 1731 Suor Maria Celeste ebbe una visione mentre si trovava nel refettorio del monastero e vide Nostro Signore Gesù Cristo in compagnia di San Francesco d'Assisi e Sant'Alfonso Maria de Liguori. E il Signore Gesù le rivelò che Don Alfonso, allora, successivamente Sant'Alfonso, sarebbe stato il primo capo della congregazione, di una congregazione di missionari che si sarebbero dedicati ai più poveri e più abbandonati. E Suor Maria Celeste rivelò nei giorni successivi questa visione a Sant'Alfonso e Sant'Alfonso capì, comprese che realmente questa era la volontà di Dio per lui e si consultò con alcuni teologi napoletani e anche con il suo padre spirituale e così l'anno successivo, il 9 novembre del 1732, qui a Scala, nacque la Congregazione dei Missionari Redentoristi. Inizialmente il duplice istituto dell'Ordine e della Congregazione Redentorista prese il nome del Santissimo Salvatore,
però poi con l'approvazione della Santa Sede il nome fu mutato in Santissimo Redentore. Alfonso Maria di Liguori e Maria Celeste Crostarosa sono due napoletani, nati a distanza di un mese l'uno dall'altro, ma non si conoscevano. La loro conoscenza è avvenuta qui a Scala, ma tanti anni dopo. E dobbiamo dire solamente per la provvidenza di Dio. Nel mese di settembre del 1730, quando Alfonso di Liguori è venuto a predicare la novena del Santissimo Crocifisso nel Duomo di Scala, una festa importantissima, e a predicare anche un corso di esercizi spirituali al monastero. In quell'occasione Maria Celeste ha fatto conoscere ad Alfonso di Liguori il suo pensiero, che era già da lei accettato perché rivelato dal Signore Gesù come inizio di una nuova famiglia religiosa monastica nella Chiesa. Alfonso l'ha ascoltato e ha capito che c'era in quel progetto qualcosa di nuovo ed importante. Un secondo incontro ha chiarito ancora di più le cose, tanto che l'ordine femminile è potuto prendere il suo inizio nella Pentecoste, 13 maggio del 1731, mentre Alfonso ha dovuto ancora attendere fin quando il 9 novembre del 1732 ha cominciato anche lui la nuova esperienza con i sacerdoti per avviare la missione redentorista, l'unione tra la fondatrice e il fondatore è stato tale da considerare quasi come se fosse un solo istituto, pur con tante caratteristiche particolari necessariamente per la vita molto diversa che si menava. Questi contrasti tra Suor Maria Celeste e il Falcoia non terminarono, e Suor Maria Celeste fu anche rinchiusa nella soffitta del monastero per 15 giorni e fu privata anche dell'Eucarestia. Suor Maria Celeste era una donna molto umile, ma anche molto libera, e fu messa davanti ad una scelta. Le furono date delle condizioni, fra cui quella appunto di lasciarsi dirigere dal Falcoia e di accettare le sue regole. Lei era disposta anche ad accettare queste regole, che non erano quelle che Gesù le aveva rivelato, però rifiutò di lasciarsi dirigere da padre Falcoia. Il 14 maggio del 1733, proprio qui nella sala capitolare del monastero dove ci troviamo, fu decretata la sua espulsione, sua e quindi anche delle sue sorelle. E quindi il 25 maggio del 1733, Suor Maria Celeste fu costretta a lasciare il monastero di Scala.
Dopo aver lasciato il monastero di Scala, le tre sorelle Crostarosa restarono per alcuni giorni presso un monastero benedettino della Santissima Trinità ad Amalfi. Successivamente si recarono presso un monastero domenicano che si trovava a Nocera e ancora per altri anni a Roccapiemonte. In questa fase di peregrinazione e di cammino, Somma Maria Celeste non perse mai la sua fiducia nel Signore. Attendeva di conoscere la volontà di Dio e sapeva che il Signore si sarebbe manifestato. E infatti così fu. Dopo queste peregrinazioni il Signore le manifestò la sua volontà, cioè che andasse a Foggia, dove arrivò nel 1738, nel mese di marzo, per fondare lì un monastero e attuare la regola che lui le aveva rivelato. Così Somma Maria Celeste poté effettuare quest'opera nel monastero di Foggia e lì si spense il 14 settembre del 1755, a 59 anni, il giorno dell'esaltazione della croce, ed era un venerdì alle 3 del pomeriggio, la stessa ora della morte di Gesù. Mentre il confessore leggeva il Vangelo di Giovanni, alle parole consumatum est, quindi il momento in cui Gesù spira sulla croce, anche lei spirò. Appena si seppe della sua morte, numerose persone accorsero al monastero di Foggia per venerare il suo corpo. In particolare una giovane donna che era cieca dalla nascita, desiderosa di vedere anche lei il corpo della santa priora, pregò intensamente e ottenne la vista, ottenne di poterla vedere. Somma Maria Celeste ha scritto ben 14 opere che sono per noi un tesoro della sua dottrina, della sua conoscenza, anche approfondimento della Sacra Scrittura e soprattutto del suo incontro mistico con il Signore, e ci lascia questa preziosa eredità ancora tutta da scoprire. Nel momento della sua morte, il suo amico redentorista San Gerardo Maiella, che di lì a poco sarebbe passato anche lui alla vita del cielo, infatti morirà il 16 ottobre, quindi un mese dopo praticamente la morte di Somma Maria Celeste, al momento della morte di lei vide una colomba andare al cielo e disse al fratello che lo assisteva: questa è l'anima della madre Maria Celeste che è andata in cielo per ricevere la ricompensa per il grande amore che ha avuto per Gesù e per Maria. Troviamo in una delle stanze del monastero, nel luogo in cui, secondo la tradizione che si è tramandata anche tra le suore di Scala, il luogo dove, che è appartenuto a Maria Celeste, nella stanza dove lei ha abitato. Questa stanza è stata poi rimodernata successivamente, però noi l'abbiamo ricostruita cercando di riprodurla così come sarebbe stata al suo tempo, negli anni che è stata qui a Scala. La nostra comunità di Scala, composta da 15 suore, tra cui una novizia, ecco, oggi raccoglie quello che è il messaggio spirituale di Madre Celeste,
cioè di diffondere a tutti la viva memoria di Cristo. Chi vede noi deve poter vedere Gesù vivente, quindi un volto misericordioso che accoglie, un volto sorridente, soprattutto per coloro che sono i più poveri, abbandonati nella fede, vogliamo essere vicine. E allora i nostri monasteri sono dei centri di accoglienza. Chi viene può trovare un ambiente di silenzio, di raccoglimento e di preghiera e unirsi a noi. Benvenuti a tutti nel proto monastero di Scala. Maria Celeste Crostarosa nasce a Napoli. Siamo nella chiesa del monastero Santissimo Redentore. Arrivò qui a Scala il 27 gennaio 1724. È avvenuto un importante miracolo eucaristico. Con lei vennero anche due sue sorelle. Sua Maria Celeste, rapita in estasi, vide nostro Signore Gesù Cristo. Alfonso Maria di Liguori e Maria Celeste Crostarosa sono due napoletani. Una pazza e una visionaria. La conoscenza è avvenuta qui. La beatificazione della venerabile Suor Celeste Crostarosa rappresenta un evento di grazia anche per la nostra chiesa di Amalfi Cavoli Tirreni. E quindi il 25 maggio del 1733 Suor Maria Celeste fu costretta a lasciare il monastero di Scala. Grazie Suor Maria Celeste per la tua bella testimonianza. Prega per noi il Redentore e sospingici ad ardue imprese.